Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Come potete vedere alle mie spalle, ho voluto dare una nota di colore a quello che sarà il mio studio di registrazione. Dunque, torniamo a parlare di orologi dopo una breve pausa estiva. Ovviamente, parleremo di quello che è stato l'orologio della mia estate, o meglio delle mie ferie, ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. L'orologio della mia estate è stato il fantastico Seiko Monster prima serie. L'orologio, diciamo che l'ho scelto perché da subito mi è piaciuto e le sue linee, che per l'epoca erano un pochino stravaganti, mi hanno subito conquistato. E dunque, una volta giunte le ferie, ho deciso che era arrivato il suo momento. E tra le meraviglie del Salento parliamo del bellissimo Seiko Monster prima serie. Ne ho fatto un uso davvero intenso per circa 15 giorni, senza mai doverlo ricaricare e senza mai dover reimpostare l'ora. Sono stato sul pedalò ed ovviamente ci ho fatto svariati tuffi e devo dire che l'orologio ha retto tranquillamente agli impatti e dal repentino cambio di pressione. Con questo fantastico Seiko ci si può fare ogni cosa. È adatto sia all'uso quotidiano, quindi ci si può rilassare in spiaggia, o si può prendere un caffè al bar con tutta calma. Oppure lo si può utilizzare in modo dinamico, come per esempio ho fatto io. Mi è stato utile durante qualche battuta di pesca e anche quando ho fatto un po' di snorkeling. Che dire, il mare sembra essere proprio il suo elemento. Oltre a tutto questo, me lo sono portato dietro anche durante un concerto. Ma non un concerto qualsiasi. Avete presente quando il gruppo canta la hit dell'estate ed è anche il gruppo di casa e non solo, il cantante abita proprio là vicino? Bene, ecco cosa succede. Urti, spintoni, nulla, l'orologio è inarrestabile. Ovviamente il movimento lo conosciamo già, il famosissimo 7S26 di casa Seiko, montato sia sul Seiko 5, sul Seiko Monster prima serie e anche sull'SKX, un orologio iconico di casa Seiko. Abbastanza preciso, io ho riscontrato uno scarto di circa 5 o 6 secondi al giorno. Ho scelto di sostituire il cinturino originale con questo bellissimo Shark Mesh che gli dona un aspetto, come dire, ancora più monster. Mi fa venire in mente un po' il Doxa per via del quadrante arancione, reso luminoso e facilmente leggibile anche di notte dalla famosissima Lumimbrite Seiko. L'orologio non ha avuto problemi ad affrontare sia un bagno in piscina che la mia famelica salamandra. Beh dai, lasciando i giochi da parte, ragazzi, posso dirvi che il Seiko Monster è stato un fedele compagno per le mie vacanze ed è un segnatempo che con i suoi 19 anni regala ancora tanti piaceri e tante soddisfazioni. Dunque amici, è tutto dalla Clessidra di Ema anche per questa domenica. Ci vediamo ovviamente domenica prossima con un altro episodio, un'altra puntata, chiamatelo come volete. E, cosa importante, condivisione prima di tutto, un commento qui sotto ed il like se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrizione al canale, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, io vi lascio ad una buona domenica e anche a un buon mare. Ci vediamo alla prossima. Ciao!